presto raggiungeremo la nave passata da qui! Aspetta, perché ti muovi così? Cosa c'è che io non so? La mia nemesi! Il vetro! Oh, oh. No, gli uccelli non vedono il vetro! Tuba, Tulip! È troppo tardi per me! Hai la bambina, consegnala tu! Cosa? No, non ti lascerò qui! Possiamo farcela insieme! Va bene! Tulip, guidami! Va bene! Sinistra, destra! Dritto, dritto! Sinistra, destra! Oh no, sono nel panico! Ancora destra! A destra, sinistra! Sinistra, di là, sì! Sinistra, sinistra! Alcune più volte. Oh, accidenti. C'erano parecchie probabilità in una vetreria. Tulip è la ragazzina che vedete alle mie spalle con i riccioloni rossi ed è una ragazzina più o meno di 18 anni che è sempre vissuta in mezzo alle cicogne perché non l'hanno consegnata in una famiglia. E quindi lei è cresciuta sperando di incontrare, di andare a trovare i suoi genitori che ancora non ha mai conosciuto, ma è cresciuta con le cicogne. Quindi è una bimba un po' pazzarella e anche un po' svampita allo stesso tempo. Da quando io ho scelto di interpretare Tulip, ho detto devo fare questa bimba, questa ragazzina, perché è identica a me. Nel senso che già fisicamente, anche se io non ho gli occhi chiari, ci sono delle foto di quando ero piccolina che sono veramente pazzesche, perché avevo tutte queste lentiggini, i capelli rossi, perché io sono un po' rossa, e quando l'ho vista ho detto no, non è possibile, io sono Tulip, e quindi mi sono già un po' affezionata. E poi anche il modo di parlare molto veloce, cioè adesso io per voi mi sto modulando un po', sto andando un po' più lenta, ma se fosse per me, poi anche chi mi conosce in televisione, io parlo a manetta velocissima. Tulip addirittura mi supera ogni tanto, quindi mi somiglia molto, ci somigliamo molto. Dunque, del film d'animazione Cicogne in missione mi ha conquistato assolutamente questo cambio di rotta delle cicogne, che da sempre sono state quelle, soprattutto per i bimbi, che hanno portato i bimbi nelle famiglie e improvvisamente, siccome non c'è più tanto lavoro, si devono adattare e diventano pony express portando qualunque tipo di cosa dalle persone. Quindi la rivisitazione delle cicogne, che non portano più bambini ma portano pacchi o cose di altro genere, mi ha fatto molto sorridere. E questa cosa mi ha fatto anche un po' pensare, perché ovviamente credo che il messaggio del film sia proprio quello di tornare un po' a qualche anno fa, quando non solo i bambini pensavano che le cicogne portassero bimbi nelle case, ma anche alla riscoperta della famiglia numerosa, immagino. Dunque, il film si rivolge secondo me ad un pubblico di famiglie perché c'è una scena molto chiara dove c'è il bimbo, questo bimbo piccolo che chiede ai genitori di avere un fratellino. I genitori sono molto presi da tutte le cose interattive, telematiche, quindi i vari telefonini, il lavoro, i computer, e quindi non lo ascoltano quasi mai. E lui continua a dire: io vorrei un fratellino, perché lui si annoia molto e i genitori hanno tutt'altro da fare che pensare a lui, come succede spesso purtroppo, perché noi ormai, nei nostri tempi siamo più presi da tutto ciò che ci circonda e non ci concentriamo ogni tanto abbastanza sul mondo dei sogni dei bambini, che è molto importante. Allora il messaggio di questa scena iniziale è proprio il fatto del voler raccontare il mondo dei bimbi e sperare che i genitori possano in qualche modo incontrarlo, tant'è che quando i genitori si accorgono di aver forse mancato, no, di qualche aver avuto qualche mancanza nei confronti del loro figlio, si avvicinano al suo mondo, cominciano a giocare con lui, a riscoprire il mondo del gioco e si divertono come dei pazzi, e questo secondo me è un messaggio fondamentale. Il valore della famiglia per me è, direi, importantissimo, e questo si capisce anche dal fatto che io abbia una famiglia un po' allargata e che andiamo tutti d'accordo. Devo dire che nel mio caso è molto semplice perché insomma siamo tutte persone molto fortunate, quindi a Natale ci incontriamo tutti insieme, no? Io ho due bimbi da due papà diversi, ho un marito con cui non ho figli, però noi quando è Natale ci incontriamo tutti insieme con le rispettive famiglie, con i fratelli, che non sono fratellastri ma sono fratelli, e si sta tutti insieme. Quindi il film in qualche modo
vuole far riscoprire il valore della famiglia, anche della famiglia numerosa. Allargata e non è quello il tema, ma il fatto di poter avere tanti bambini in una famiglia a patto che uno li possa sostenere. È normale che poi c'è sempre un discorso che va poi al di là, no? Della cosa emotiva. Però il fatto che le cicogne abbiano cambiato lavoro e che siano lì a portare pacchi invece di bambini ti rattrista un po'. Quindi bisognerebbe tornare con la testa a qualche anno fa. Da bambina mi hanno raccontato mille storie, cicogne, cavoli, i bambini nascevano, non lo so, sull'erba, erano portati da qualsiasi tipo di animale. Ho già doppiato un cartone animato qualche anno fa, quando Tommaso, mio figlio che adesso ha 15 anni, aveva più o meno la stessa età di mia adesso, che ne ha 4 e mezzo. Era un cartone animato molto diverso perché dinosauri, appunto, era molto più statico. Dovevo interpretare un dinosauro che non aveva così tante espressioni e soprattutto i cartoni animati, i film d'animazione nel tempo sono molto cambiati. Adesso hanno mille sfaccettature, sono molto più dinamici, a volte anche troppo. Quindi, per esempio, doppiando Tulip, io certe volte mi sono resa conto che c'erano delle scene che erano veramente frastornate. E poi ho pensato, soprattutto perché mia figlia è venuta qui nel backstage e capiva tutto subito, ho pensato che i bambini di adesso sono molto più stimolati di quello che eravamo noi. Quindi per loro è tutto normale. Doppiare Tulip è stato molto emozionante, è stata veramente una delle più belle esperienze lavorative della mia vita, ma è stato anche molto difficile. È stato molto difficile perché quando ti doppi da sola, mi è capitato di doppiarmi in delle scene che dovevo rifare magari di qualche fiction in passato, qui tu devi interpretare una bimba che ha mille espressioni, che non sei tu e che deve in qualche modo arrivare subito diretta al cuore dei bambini che la vanno a guardare. I bambini sono intelligentissimi, si aspettano moltissimo, quindi tu devi proprio caricarti di emozioni. Io devo ringraziare Marco Guadagno, che è il direttore del doppiaggio, che mi ha aiutato tantissimo, perché c'erano dei momenti che ho avuto anche delle grandi difficoltà, proprio perché dovevo avere una voce più da bimba e perché a volte io pensavo di fare bene e invece quella cosa lì non arrivava forte come avrei dovuto. Quindi il lavoro del doppiatore è di una difficoltà incredibile e fa molto del film, perché oltre alla recitazione ovviamente c'è l'aspetto della voce e dell'impostazione della tecnica, ma anche e soprattutto della determinazione della voce che è fondamentale. Per Tulip non mi sono preparata molto, ho chiesto un po' di consigli a Mia. Allora le ho fatto vedere la foto di Tulip e le ho detto che tipo di vocina devo dare a Tulip secondo te? Allora mi ha fatto fare un po' di prove a casa e poi lei ha scelto quella mirata che secondo lei sarebbe stata la voce giusta per questo personaggio. Consiglierei questo film a tutte le famiglie perché il messaggio delle cicogne, che non portano più bimbi nelle famiglie, ma che portano solo pacchi, che diventano Pony Express, è un pochino rattrista un po'. E invece questo film ha subito un messaggio positivo. Tulip fa una serie di casini allucinanti. A un certo punto arriva la lettera di questo bimbo che vuole un fratellino e quindi innesta un meccanismo per cui le cicogne devono ricominciare per forza a riportare bambini. C'è addirittura una fabbrica dismessa dove c'erano milioni di bambini che non erano ancora stati portati e alla fine invece grazie a Tulip, grazie a tutta una serie di meccanismi che conoscerete poi guardando il film, finalmente arriveranno un sacco di bambini e tutte queste famiglie saranno numerosissime. Ci vediamo al cinema con Cicogne in missione. Continuiamo a parlare di animazione e sono sicura che ognuno di voi ha il proprio film d'animazione preferito, ma voi lo sapete quali sono i film che hanno avuto il più grande successo a livello mondiale? Ve lo dico io. Ve lo dico io perché ho per voi la classifica dei 5 film d'animazione che hanno incassato di più in assoluto. E partiamo subito con Cattivissimo Me 2. Sì, perché il sequel ha guadagnato più del primo capitolo, no? E ha dato anche il via allo spin-off sugli adorabili tirapiedi gialli. L'incasso? Allora, l'incasso ha guadagnato molto bene, 970.761.885 dollari.
Poi al quarto posto c'è Zootopia della Disney, con un incasso di ben 1.023.191.334 dollari. Al terzo posto il terzo capitolo di un mega franchise della Pixar, Toy Story, con 1.063.171.911 dollari, una quarantina di milioni in più rispetto a Zootopia. I Minions arrivano al secondo posto con un incasso pari a 1.159.398.397 dollari, che va ad arricchire il budget della Universal Pictures, e in cima alla classifica con un risultato al box office mai visto prima, pari a 1.274.219.009 dollari, c'è il gran successo della Disney Frozen. Considerate poi che agli incassi del box office bisogna aggiungere tutta la parte del merchandising, video on demand, DVD, Blu-ray, arrivando a cifre davvero astronomiche. Bene, fatemi sapere nei commenti sotto qual è il vostro film d'animazione preferito in assoluto e che volete consigliarmi. E ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!